Buonasera, professor Pantano. Allora, Buonasera. buonasera a lei, quindi oggi ci troviamo per un altro appuntamento per discutere appunto sempre la nostra agenda di, diciamo, di cose che visto che la gente ci segue, quindi vale la pena che noi le diciamo. Volevo soltanto anticipare una notizia, parliamo di politica estera di oggi, di questi ultimi giorni, cioè del fronte russo-ucraino. Che in sostanza Putin sta sfruttando alla grande tutti gli errori e le presunzioni di un Occidente, specialmente quello europeo, asservito completamente agli Stati Uniti d'America, e Putin, senza colpo ferire, si prende quello che praticamente era già della Russia, cioè la Crimea in effetti era già della Russia, cioè come se noi ci prendessimo l'Istria e la Dalmazia, per dire, no? In questo caso, diciamo, la Crimea è stata offerta a Putin su un piatto d'oro e lui se l'è presa, anche perché gli ucraini stanno venendo meno a certi patti e chiaramente lui, ovviamente, si è difeso partendo quel gran suo e mantenendo certamente le posizioni strategiche che la Russia ha sempre occupato in quelle zone, in questo caso nel Mar Nero. La cosa che è più eclatante, che fa riflettere, è che a un certo punto oggi Obama ha detto: noi non mandiamo più militari, non possiamo mandare militari, ma daremo sostegno massiccio alle azioni diplomatiche. Cioè, questa dice lunga, cioè, detto in parole povere, significa noi con i russi non ce la possiamo fare, cerchiamo di fare un po' di amughine, come dicono, cioè un po' di baraonda. Nel senso, è un Occidente ormai sconfitto moralmente, a questo punto anche militarmente, dopo lo schiaffone che ha preso in Siria, dietro questo paese, Stati Uniti, che ormai si portano dietro un enorme debito, che non sanno più nasconderlo e che vogliono farlo pagare al mondo intero. Tra l'altro, c'è un'altra notizia, allora, la fonte di intelligence si dice che il caso Snowden, quell'agente americano che si è rifugiato in Russia, praticamente sembrerebbe che questo Snowden abbia rilevato ai russi tutte le manovre, diciamo, ostili e quindi anche di militari che gli Stati Uniti vogliono intraprendere. E in effetti Putin ultimamente ha fatto due manovre militari gigantesche, scombussolando i piani degli Stati Uniti. Cioè, la questione è che, in sostanza, questo Occidente dovrebbe cambiare atteggiamento e considerare la Russia più una nazione amica e non una nazione ostile per far contento invece un altro Stato che, amico nostro, nei fatti non lo è, perché ci ruba, ci indebita, ci fa pagare cara energia e insomma, e c'è sempre da aggiungere per non parlare della sovranità e di altre cose. Quindi chiedevo a lei, professore, un suo giudizio, un suo commento su queste ultime cose che appunto l'ho accennato. Che come vede lei, insomma. Io la ringrazio della palla, come si dice in gergo Sì. tecnico calcistico, perché stavo facendo proprio una riflessione mentre lei proponeva l'argomento, basata su questo concetto. L'attuale Russia esce dal disgregamento dell'impero sovietico. L'impero sovietico è una mia tesi che sostengo e ne sono convintissimo, anche per un'affermazione che catturai al volo nel 94 in un convegno di banchieri detta da Gianni Agnelli: l'implosione dell'Unione Sovietica da noi determinata, l'Unione Sovietica praticamente era un fenomeno di ordine politico, utopico, quello che si vuole, inventato da alcuni personaggi dell'ideologia capitalista e quindi dei sistemi bancari per dissolvere l'impero zarista e per tentare degli esperimenti di ordine sociale in Russia, che però sono stati sempre sotto il controllo di molti uomini di affari e banchieri del mondo occidentale. Questa gente non ha mai capito che il mondo non si può condizionare col sistema del gas, del petrolio, del denaro. È vero che
l'uomo deve anche mangiare per sopravvivere, per arrivare alla giornata successiva, ma non si vive di solo pane. Già. Di conseguenza, quando questa gente ha soggettato la Russia, facendo crollare l'impero sovietico e l'impero zarista, e avvicendandola con un impero di altra natura, ha dimenticato che c'è in ogni popolo, in ogni individuo, una componente di ordine spirituale che prescinde dalla necessità sacrosanta di alimentarsi. Ma, in fondo, l'uomo non è come la pecora, la mucca, che sta sempre a brucare l'erba. Le sue 24 ore, le 24 ore di qualsiasi individuo, che sono divise, oserei dire che per due ore e mezzo l'uomo si alimenta, anche se sbocconcella di qua di là, ma le altre 22, delle altre 22 ne passa almeno 7-8 a riposarsi e il resto a lavorare o a ricrearsi, cioè a utilizzare ciò che lo circonda per edificare il proprio spirito. E questo lo fa anche l'individuo che va al bar a giocare a 3-7, non se ne accorge, ma differenzia la sua attività. Questo sfugge, è inconcepibile a coloro che vivono solo per il denaro e condizionano la vita e la storia umana, la vita dell'umanità e la storia umana, in funzione di quella cosa concreta e astratta nel contempo che è il denaro. Quindi questa gente manca di fantasia. Non si è resa conto che Putin, è vero che viene dal KGB, è vero che viene dalla scuola sovietica, è vero che viene da qua, da là, da su, da giù, ma vedete, bisogna considerarlo, non ha silurato per esempio la componente religiosa, che è uno degli aspetti concreti, visibili, della spiritualità di un individuo e del popolo russo. Non sto facendo apologia per la religione cristiana ortodossa, sto semplicemente, perché oltretutto nella Russia non ci sono solo i cristiani ortodossi, ma ci sono grandi plaghe di islamici, di persone di altra religione, anche di agnostici, di ebrei, di cattolici, eccetera, cioè di gente che non condiziona la vita semplicemente al problema del brucare l'erba, come invece fanno le pecore, ma che differenzia la vita. Mentre nel mondo occidentale si vive solo per conquistarsi una collocazione sociale attraverso la contesa del denaro per il denaro, il mondo ha altri aspetti. L'umanità ha popoli, mi riferisco alla Cina nel suo profondo spirito, all'India e anche all'Italia stessa, ha popoli che si occupano di altre cose contemporaneamente, che poi si affidino alle religioni in senso superstizioso anche. Questo è una conseguenza illogica del comportamento umano di alcuni mestieranti delle religioni che sanno orientare gli uomini in un certo modo, ma non è questo quello che volevo dire. Per esempio alle mie spalle, credo che si vedano, ci sono dei libri. Perché l'uomo scrive libri? Li scrive per infinite ragioni. Qualcuno vuole raccontare delle storie, qualcuno vuole creare poesia, qualcun altro, qui alle mie spalle c'è quasi solo saggistica, libri di economia, di storia, di politica, qualcuno scrive di questo, che apparentemente sono argomenti e temi peculiari, circoscritti, destinati a studiosi di un certo tipo, ma rappresentano un alimento e una funzione della mente. E la mente lavora, non è il solo braccio che lavora, è soprattutto la mente quella che lavora. Se noi oggi stiamo in questo momento, lei ed io, parlando attraverso uno strumento,
di ordine tecnico e tecnologico, che è quello della trasmissione attraverso l'etere o attraverso i fili o come si voglia, delle immagini, della nostra parola, del nostro ragionamento, lo dobbiamo al fatto che l'uomo ha usato il cervello per arrivare a questo stadio. Vede, mi pare che oggi ci siano delle date, degli anniversari. Uno di questi mi sembra che riguardi Einstein, il quale non aveva fatto altro che formulare un concetto, che la massa è uguale a una certa attività dell'energia. Cioè la massa esiste in funzione dell'energia. Sembrerebbe un discorso strettamente fisico e astratto, ma l'energia che cos'è? È quella che permette a lei in questo momento di sentire, attento, lei è in silenzio, sì, quello che dico io, e a me di dire quello che sto pensando, che cerco di mettere insieme. Questo sfugge a coloro che ci imbrogliano attraverso il vincolo del denaro. E allora Putin si permette di farsi beffe. A Napoli direbbero di far pernacchie ai signori della guerra del mondo occidentale, impossessandosi di un territorio che storicamente era russo e oltretutto sembra che sia russo. Sì, la maggioranza della popolazione è russa. Sicurissimo. Se varie componenti, la Crimea bisognerebbe conoscerla, io non ci sono mai stato. So che c'è una colonia anche di italiani, sì, pensi un po', di italiano. Poche migliaia, sì. Per distanza di televisione qualcuno che parla molto bene l'italiano, perché nel 700 e nell'800, e non dimentichiamo un dettaglio, Putin è di questi, non degli ucraini, degli abitanti della Crimea. Putin è di origine italiana, Putin. Ma si dice che di origine veneta addirittura. Un grande veneto, un emigrante veneto, sì, andò lì. E guardi, aggiungo di più un dettaglio, mio padre che ha fatto la battaglia sul fronte russo, trovò proprio nella zona dell'Ucraina orientale, sul Don, sul Donetsk, Dnepropetrovsk, quelle zone lì, eccetera, che sono poi le città dell'Ucraina, quelle dove ci sono più russi in questo momento. Esatto. Perché chiamava Colangelo, Colangelo di cognome, ed era lì, era russo, ma di una di quelle famiglie che nel Settecento arrivò, attraverso i traffici italiani, dal sud dell'Italia. Adesso non le so dire se con il regno dei Borboni o con la Serenissima di Venezia, arrivò in quelle zone. La sberla che sta dando Putin, tra parentesi, l'Unione Sovietica anche, è sempre stata in politica estera più brillante, più efficiente degli Stati Uniti d'America, sempre. Ha sempre avuto una grande politica estera molto intelligente. Si veda come si è comportata con Cuba, faceva gli scherzi in continuazione agli Stati Uniti d'America. Addirittura si arrivò alla scena comica calcolata. Non dimentichiamocelo, Khrushchev si toglie la scarpa nell'Assemblea delle Nazioni Unite e la batte sul tavolo, sì, davanti a tutti. Sembrerebbe un atto incivile, no? Fu un atto intelligentissimo, per dimostrare a quegli imbecilli del mondo occidentale che con i loro ragionamenti ci si può, dei loro ragionamenti ci si può far bene. E allora vede, in questo momento non sto facendo il partigiano di Putin, no, mi no, sto divertendo. Chi lo dice? Che credo abilita l'Italia, che vuole a tutti i costi essere aggiogata attraverso i nostri illuminati governanti che sono lustrascarpe dei signori del denaro. Attento, non ho detto degli Stati Uniti. No, no, gli Stati Uniti sono un'altra cosa. Gli Stati Uniti, il popolo degli Stati Uniti non va a votare, non condivide perché sa, conosce l'essenza
di questa gentaglia non condivide il potere degli Stati Uniti, ma soprattutto non condivide il potere del denaro degli Stati Uniti, che è malamente gestito e che è stato traviato. Nella storia c'è Jefferson che diceva appunto che il denaro deve stare nelle brache, nelle tasche dei cittadini e non gestito da quegli 8, 10, 15 furfanti che creano guerre. Non le creano per solo per angariare la gente, le creano perché attraverso le guerre loro lucrano. Infatti, con le produzioni, come hanno fatto nella prima e nella seconda guerra mondiale. Per qualcuno che conosca un pochino di storia, la prima guerra mondiale fu uno scontro tra imperi europei nel quale, sul quale soffiarono i grandi banchieri statunitensi che avevano interesse a mettere in ginocchio la Gran Bretagna, era già sotto il loro controllo, ma a mettere in ginocchio l'impero germanico e in quel modo a dominarlo e in quel modo a sottometterlo con i pagamenti degli indennizi della guerra, e altrettanto hanno fatto con la seconda guerra mondiale. E allora adesso Putin si sta divertendo alle spalle, e poi dopo ci siano gli agenti. No, ma io lo dico una cosa, attento, sì, scappano anche i morti, non sono certo dimenticati, certamente, purtroppo scappano i morti come scappano i morti quotidianamente per gli incidenti del traffico, per una fuga di gas. Non voglio accostare i morti delle contese politiche agli incidenti quotidiani, però quanti sono i morti provocati dall'usura, provocati dalla mancanza di disponibilità del denaro? E solo in Italia mi pare che dall'inizio dell'anno sono già una trentina, gente che si suicida o gente vengono, che è in grande. Sì, purtroppo. Purtroppo questo è vero. A tirar fuori questo discorso, e già che ci siamo, visto che proprio oggi è il 20 di marzo, lo sto vedendo qui, il 20 di marzo del 79, i signori degli affari e del denaro infilarono alcune pallottole nella testa di Mino Pecorelli, quel giornalista che si divertiva a pubblicare l'elenco dei massoni, degli affaristi, sì. Delle malefatte che riguardavano la Democrazia Cristiana in generale e il Partito Comunista insieme, degli affari di Andreotti e compagnia bella. Certo, fu messo a tacere, ma intanto qualche segnale. Mino Pecorelli, nel conformismo assoluto di un regime sedicente democratico, l'ha spiegato. Certo, questa gente non guarda tanto per il sottile, se c'è da far infilare nella testa di qualcuno qualche pallottola, lo fa sempre il sicario. Sì, sì. A disposizione. Ma scusi, ma questa è la conferma del loro fallimento, vede? Scusi, mi sbaglio, Andreotti fu contento, professor Pantano? Scusi, Andreotti fu contento dell'uccisione di Pecorelli, anzi addirittura disse, sarà da cercare, cioè quasi, cioè lo disse, sì, in modo tale. Poi coinvolto nel processo, poi lo assolsero, e non serviva a coinvolgerlo in un processo, no. Perché capiamo, non entro nemmeno ma lasciamo perdere. Era un furbacchione di base romana che ragionava col cinismo tipico di alcuni romani, che di romano in senso antico nulla hanno, ma semmai lo hanno di romano in senso curiale, vaticanesco, cioè la peggiore delle espressioni umane. E attento, non sto parlando di religione, parlo di Vaticano, affarismo, pregevole che sia stato nel mondo occidentale. Chiarissimo, è stato chiarissimo, professore, molto chiaro. Mi ha proprio, mi ha descritto, cioè, mi ha tirato fuori le parole della bocca, come si dice, mi ha proprio spiegato bene
l'origine di Andreotti, che fa parte proprio di quel peggio del vaticanesimo. E non mi fermerei ad Andreotti, guardi, guardi i nostri in questo momento, no, c'è la moneta euro eccetera, vengono fuori dai meccanismi di questa gente che ha avuto anche l'ammirazione di molti italiani e diciamo che bravo, che lui è il più furbo, lui è il bravo, lui è lo scaltro, ma alla sua corte, alla sua stregua sono stati tutti quanti, da D'Alema a Berlusconi, da Berlinguer che si dica a tutto il sistema dei vetero e dei nuovi comunisti, dalla sinistra di oggi che fa ridere i polli, che è gente che fa finta di interessarsi ai problemi dei lavoratori, ai problemi sociali. L'ho sempre fatto finta. In continuazione, lo si vede con gli esempi che stanno dando, con la magistratura che si arrabatta nel cercare di addebitare a loro le spese scalate a Iosa, quelle che hanno addebitato poi alle istituzioni, eccetera. È avvilente parlare in questi termini di questo nostro tempo. E qui per chiudere userei una espressione colorita di Céline, visto che ogni tanto qualcuno lo cita, e l'espressione è proprio questa. Lui si riferiva ai Celti, ma riguarda noi. Di noi, di questo sistema, di questo nostro tempo, sarà grande cosa se resterà la parola merda. Ah, sì, sì, è vero. Questo l'ho visto su un'intervista fatta, video intervista. Dice lì che disse non ci rimarrà neanche la parola merda, sì, è vero, è vero. È il demonio famoso, eccola. È vero, sì, gente sì. Che ha lasciato andare in malora il grande patrimonio archeologico, artistico, italiano e anche mondiale. Beh, basta vedere lo scandalo che c'è a Pompei, che sta venuto giù in una maniera scandalosa. Ma di questo parleremo espressamente, sì, perché certamente. No, le stavo dicendo qua. Sì, chiudo dicendo, professor Pantano, tornando a Putin, che lui sta agendo con un'intelligenza eccezionale, perché lui conosce, lui che è un ex capo agente del KGB, dei servizi segreti russi, conosce a menadito tutti i vizi dei nostri signori qui dell'Occidente, tra banchieri, uomini di governo, eccetera. E se li sta cucinando a fuoco lento con una grande intelligenza, cioè presenza come ferire, cioè nel senso che loro danno a lui, legittimano appunto il suo pretesto di agire come ha agito, e l'Occidente non fa che perdere terreno andandogli contro. Questo era per chiarire bene il quadro. Bene, professore, io ringrazio il suo intervento, penso che abbiamo dato alcune riflessioni importanti anche stasera. Alla prossima e buona serata. Prego. Altrettanto, grazie. Prego, buonasera.